Bentornati e bentrovati sul canale, un benvenuto ai nuovi iscritti, grazie per questa fiducia che mi avete accordata e spero diciamo, di non deludervi, spero che continuerete a seguirmi. Per chi invece è la prima volta che sta guardando un mio video, vi invito a iscrivervi al canale in modo tale che possiate poi continuare a seguire i miei prossimi aggiornamenti. Allora, oggi siamo qua per accontentare, accogliere la richiesta di Piera, che mi ha mandato una bellissima email, di cui veramente la ringrazio di cuore, dove mi ha scritto chiedendomi se posso fare un interattivo con una domanda rivolta, diciamo, ad un possibile ritorno di un ex del passato. Allora, Piera ci chiede: questa persona tornerà nonostante siano passati degli anni e con quali intenzioni? Quindi io ho deciso di accogliere la richiesta di Piera, perché comunque questa è una domanda che sicuramente potrebbe andare bene anche per altre persone che magari hanno un ex molto molto remoto nel tempo e quindi vorrebbero sapere se questa persona magari potrà riavvicinarsi prima o poi e ovviamente se lo farà con quali intenzioni potrà farlo. Quindi saluto Piera, spero che riceverai la notifica di questo video e che quindi potrai guardarlo, fammelo sapere magari. E quindi niente, andiamo a vedere. Vi ricordo soltanto, prima di cominciare, che potete ovviamente trovare tutti quanti i miei contatti nell'info box sotto il video, come sicuramente ha fatto anche Piera per scrivermi. Potete quindi mandarmi le vostre email sia per suggerimenti sia per effettuare la domanda gratuita all'indirizzo cleodice@hotmail.it. Potete seguirmi su Instagram oppure trovarmi su Facebook, mi trovate in entrambi i casi come Le Carte di Cleodice. In particolar modo sulla pagina Facebook potete trovare il bottone predisposto per scrivermi direttamente su WhatsApp per chiedermi come diciamo, potete fare anche per un consulto personalizzato con me. Ringrazio anche tutte le persone che mi hanno scritto sul mio sito le recensioni. In questi ultimi giorni ce ne sono state diverse. Chi ha scritto le recensioni sulla pagina Facebook, ovviamente, se avete fatto un consulto con me e volete scrivermi una recensione, sappiate che sono contenta. E nulla, direi a questo punto di andare a cominciare. Allora, quindi tornerà nonostante siano passati tanti anni ed eventualmente quali intenzioni avrà? Allora, per fare questo ho scelto le classiche sibille che ho usato in moltissimi dei miei video, quindi delle carte comunque sostanzialmente molto semplici, ma che di fatto sono anche molto efficaci. Andiamo quindi a mescolare le carte e faremo le nostre solite tre varianti. Benissimo. Allora, voglio una cosa, voglio rispondere a una persona che mi ha scritto un messaggino su WhatsApp ieri, chiedendomi come mai non preparo i mazzetti prima dei video, come mai mescolo, diciamo, in video, perché dice si perde tempo, sì, questo è vero, a parte il fatto che potete sempre mandare avanti il video, insomma, però
Però io lo faccio, l'ho detto altre volte nei miei video, ma questa è una persona che evidentemente mi segue da molto poco. Io lo faccio per una questione di trasparenza, perché comunque non mi piace, diciamo, preparare mazzetti fuori dal video, perché comunque voglio che voi vediate proprio che mescolo le carte con voi, che quindi tutto è veramente affidato alla sorte, al caso, e non c'è nulla di preparato. Quindi è questo il motivo per cui io preferisco sempre preparare i mazzetti sotto i vostri occhi, insomma, in video con voi. Allora, detto questo, saluto comunque la persona che mi ha mandato il messaggio e che mi ha fatto la richiesta, quindi ho preferito dare una risposta pubblica in modo tale che se c'è qualcun altro che se lo sta chiedendo, ascolterà questo mio messaggio e quindi capirà perché faccio così. Allora, mazzetto numero 1, cristallo viola, mazzetto numero 2, cristallo giallo, mazzetto numero 3, cristallo trasparente. Concentratevi, fate la vostra scelta e vediamo se questo ex del passato tornerà nonostante siano passati tanti anni ed eventualmente con quali intenzioni. Ovviamente, se state aspettando un ex che torna dal passato, avete un ex che deve tornare dal passato, vorreste che torni o siete semplicemente curiosi, fatemelo sapere nei commenti. Allora, iniziamo la prima lettura. Facciamo il cristallo viola per primo e andiamo a vedere se questo ex tornerà. Allora, dunque, diciamo che questa persona sembra che diciamo, abbia recentemente avuto diversi cambiamenti, diverse situazioni, insomma, non sembra vivere, diciamo, una situazione di piena stabilità in quest'ultimo periodo. Le carte dicono che è probabile che voi abbiate notizie di questa persona. Che voi possiate anche forse rincontrare di fatto questa persona, che quindi questa persona vi dia notizie di sé, anche se ecco, sinceramente da queste carte io non ci vedo proprio un ritornare inteso come che una mattina si sveglia e decide di contattarvi. Qui c'è di mezzo, secondo le carte, un'intercessione in un modo o nell'altro, e ora andrò a spiegarvi che cosa intendo, con qualche conoscenza in comune. Allora, le opzioni sono diverse, ovviamente siamo in un interattivo, quindi potrebbe succedere che questa persona incontri, insomma, abbiamo una conversazione con qualcuno che voi conoscete, quindi una conoscenza in comune, un'amicizia in comune, una persona che in qualche modo può avere un collegamento tra voi e questa persona e quindi in quel caso, diciamo, chiedere o ricevere anche involontariamente delle notizie su di voi e quindi a quel punto interessarsi, diciamo, a ricontattarvi. Oppure potrebbe essere che tramite una situazione legata ad un'amicizia in comune, questa persona vi rincontri casualmente. Allora, il problema qui sta non tanto nel fatto di rincontrare questa persona, che secondo me in qualche modo succederà, quanto nelle sue intenzioni, perché in realtà purtroppo io non vedo da parte di questa persona in questa stesura delle intenzioni chiare. Potrebbero esserci delle intenzioni un po' altalenanti, proprio perché di fatto non c'è un qualcosa di premeditato, ma c'è un qualcosa di un po' casuale, di un po' improvviso, che quindi potrebbe portare anche a livello di emozioni, diciamo, una certa conflittualità, cioè nel senso che le emozioni che voi potrete, o comunque questo rincontro, questo risentir parlare, diciamo, susciterà in questa persona, possono essere emozioni, diciamo, un po' contrastanti, un po' contraddittorie. Quindi al momento non c'è molta chiarezza nelle carte, cioè le carte dicono succederà che rincontrerete questa persona, ma almeno inizialmente non ci sarà una chiarezza di intenti. Poi chissà, potrebbe anche svilupparsi la cosa. Io questo no, in questa stesura purtroppo non ce lo dicono perché si fermano, diciamo, appunto alle intenzioni che inizialmente non sono molto chiare.
Ok? Benissimo, questa era la prima lettura perché ho scelto la variante numero 1, quindi il cristallo viola. Andiamo ora a vedere cosa ci dicono invece le carte perché ho scelto il cristallo giallo, quindi la variante numero 2. Quindi questa persona tornerà nonostante siano passati degli anni e se sì, con quale intenzione lo farà? Andiamo a vedere. Allora, io vi dico, questa persona è probabile che in questo momento, comunque in questi anni, in questo periodo vi abbia pensato, che comunque vi pensi ancora. Tuttavia, io sinceramente non vedo che questa persona sia in una situazione, diciamo, di desiderio di ricontattarvi, o meglio, vedo che ha una sua stabilità, ha un suo equilibrio, ha una sua situazione. Diciamo che vi ricorda con una certa malinconia, con una certa, cioè sicuramente c'è un ricordo piuttosto dolce, piuttosto positivo, però e non escludo anche il fatto che in alcuni momenti, in alcune situazioni, questa persona possa aver pensato di ricontattarvi o possa addirittura anche pensarlo. Però diciamo che forse un po' anche raccontandosela, no? Cioè, nel senso che forse non ha il coraggio di fare dei passi così importanti, così forti. Ecco, è come se questa persona ritenesse l'ipotesi, diciamo, la possibilità di ricontattarvi come un'imprudenza, come un atto dettato dalla leggerezza che forse lo metterebbe comunque a rischio. Diciamola in altri termini, questa persona probabilmente è impegnata in questo momento, ha una situazione stabile di vita e non vuole correre il rischio di, diciamo, andarla a mettere in, a rischio, ok? Come dire, per un qualcosa che non sa come potrebbe andare, insomma, cioè non vuole smontare tutto. Diciamo la solidità che si è costruito comunque in questi anni, ok? Quindi ripeto, probabilmente un po' se la racconta, perché a me non sembra che comunque questa solidità sia così realmente e profondamente appagante per questa persona, perché comunque sembra che ci siano un po' di interessi dietro a questa faccenda. Quindi diciamo che è una persona che in questo momento, un po' raccontandosela, un po' dicendo bugie a se stesso, si sta accontentando di una situazione che ormai però è stabile, torno a ripetere, e quindi non ha voglia di mettere tutto quanto in discussione. C'è un pensiero, ma purtroppo, ecco, io vi dico, non ci sarà, almeno secondo queste carte, un riavvicinamento da parte di questa persona. Benissimo, andiamo ora a vedere invece cosa ci dicono le sibille perché ho scelto la variante numero 3, quindi il cristallo trasparente. Quindi, ripetiamo la domanda, tornerà nonostante siano passati degli anni? Dunque, no, io direi che con questa persona, diciamo, la situazione sia pressoché chiusa. Nel senso che sinceramente io non vedo delle iniziative da parte sua. Ora, c'è da dire una cosa, se questa persona dovesse trovarsi nella circostanza in cui vi possa rincontrare, ma non per sua iniziativa. Quindi facciamo un'ipotesi assurda, che siate voi a ricercarlo, a cercare di rincontrarlo, eccetera. Le carte dicono che ci potrebbe essere una, diciamo, momentanea riaccensione, di una passione fisica, di una situazione sessuale tra di voi, ma non vedo che questa porterebbe, diciamo, a uno sviluppo di altro genere. Questa persona, ripeto, per me non si riavvicina e non ha intenzione di farlo. Però ecco, se doveste voi fare un'iniziativa per offrirvi l'occasione, è possibile che qualcosa a livello di, diciamo, a livello fisico accada, insomma, ecco, però dovete sapere che si tratterebbe solo ed esclusivamente di quello che non avrebbe probabilmente un seguito. Quindi, sinceramente, ecco, se state
pensando alla possibilità di una riapertura di una storia con questa persona, io, diciamo, cambierei rotta perché non è questa, diciamo, la situazione. Direi di no. Nonostante, ecco, non mi sembra che questa persona sia proprio, come dire, in una situazione di pieno appagamento. Ecco, questo no, perché comunque escono delle carte un po', diciamo, negative da un punto di vista psicologico, quindi probabilmente c'è insoddisfazione in questa persona ed è proprio per questo, probabilmente, che eventuali avance, diciamo, da parte vostra da un punto di vista fisico verrebbero accolte, perché è una persona che secondo me un po' s'appiglia a occasioni che possano, diciamo, portargli un appagamento momentaneo. Però ecco, rimane una situazione molto limitata a questo. Benissimo, io ho terminato anche la lettura di oggi, spero di aver soddisfatto la richiesta di Piera, che saluto di nuovo, la ringrazio per avermi ovviamente suggerito questa domanda. Ricordo a tutti, quindi rinnovo a tutti l'invito, se ovviamente avete piacere di farlo, a segnalarmi delle domande che vi piacerebbe vedere risposte dalle mie carte in prossimi interattivi. Quindi se avete qualche domanda, qualche suggerimento, scrivetemi. Potete farlo scrivendomi su WhatsApp, potete farlo mandandomi una mail, potete contattarmi attraverso i social, utilizzate tranquillamente il vostro canale preferito. Io sono qua che vi aspetto. Intanto vi do appuntamento al prossimo video, vi auguro una buonissima giornata e vi abbraccio tutti uno per uno. A presto!